Mi ricordo di quando eravamo noi bambini e a casa nostra fare il presepe era un rito di tutta la famiglia. Ricordo le liti tra i miei fratelli perché doveva fare nevicare, per esempio, star lì con la farina a fare scendere la neve. Mia mamma la sera, prima di andare a letto, ci portava davanti al presepe a dire la preghiera, a recitare se sapevamo qualche poesia di Natale. Era veramente un rito familiare. Ecco, ognuno di noi l'ha portato nella propria famiglia. E io ricordo con Paolo facevamo un po' le gare a chi faceva il presepe più bello. Nel 92 rischiò di finire, diciamo, la mia passione per il presepe. Io a dicembre del 92 ero ancora fuori dalla mia casa, io abitavo e abito ancora ora in Via d'Amelio, fuori dalla mia casa che era stata distrutta insieme agli altri 172 appartamenti della Via d'Amelio. Noi rientrammo il 13 di dicembre, mi ricordo. E il 13 di dicembre era una data particolare perché era la data in cui tradizionalmente nella mia famiglia facevamo il presepe. I miei figli mi dissero: "Mamma, ma il presepe non lo facciamo." Io non ero molto in vena a rifare il presepe, obiettivamente. Se non si fosse rifatto il presepe, io credo oggi, con il senno di poi, che avremmo frantumato qualcosa della nostra vita. E allora io per loro accettai di farlo, e però chiesi una cosa, chiesi loro di non mettere le luci nel presepe, che fosse un presepe che portasse il segno di quello che era accaduto. Da lì forse quell'immagine del presepe che comunque mi legava alla vita passata, ai miei rapporti con Paolo, così cominciai a guardare i presepi con un occhio diverso. Abbiamo voluto fare proprio un girotondo attorno al mondo, come diceva la canzone di Endrigo. Questo, per esempio, l'ha realizzato una scuola elementare, la Garzilli di Palermo. Gli avevo chiesto un albero di Natale che avesse due caratteristiche: il riciclaggio e l'immigrazione. Ci sono pezzi di stoffa, di vestiti. Questo me lo fece un detenuto di Re Bibbia. Aveva utilizzato quello che aveva, dei santini, li aveva ritagliati, della carta. Gesualdo Ventura ha avuto questa idea di adagiare questo bambino su una spiaggia. Vedevo un presepe e dovevo prenderlo, lo sentivo mio, sentivo che faceva parte della mia vita e che serviva a ricostruire i pezzi della mia vita. E così nel corso di 24 anni ho messo insieme qualcosa come 370 presepi. Giovanni Falcone con Francesca Morvillo, Paolo con me, bontà loro, ma soprattutto i Re Magi sono tre agenti della scorta. C'è questo senso della fiducia e dell'abbandono, vorrei dire, davanti a qualcosa di troppo grande che si rinuncia a capire. E mi ricorda molto questo, quello che mi diceva Paolo, quando io gli chiedevo: "Ma come fai?" E lui mi diceva: "Quando le cose si fanno troppo difficili, semplicemente lo consigliava a me, mi diceva semplicemente lasciati andare e la vita poi ti farà capire qual è la strada da seguire."